I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie di beni immobili per un valore di circa 550.000 euro emesso dall'autorità giudiziaria locale nei confronti di responsabili di un'articolata truffa nel settore degli acquisti intracomunitari di automobili. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria delegata dal sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, la dottoressa Ciccarelli, che ha consentito di individuare 4 responsabili indagati per i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa da privato e truffa aggravata ai danni dello Stato. In particolare, un uomo, classe 84, CL iniziali, ponendosi quale mediatore nell'acquisto di autovetture tra privati e società comunitarie, mediante la presentazione di falsa documentazione, tra cui autocertificazione a firma di ignari acquirenti e modelli di pagamento F4 contraffatti, e soprattutto con la compiacenza di 2 agenzie di pratiche autooperanti all'Aquila nel Teramano, gestite da altre persone, è riuscito, sottraendosi così al sistema informatizzato dei controlli previsti per le vetture di provenienza comunitaria, a ottenere l'indebita immatricolazione in Italia di 88 vetture di importazione comunitaria. L'artefice della truffa in questo modo ha intascato dagli ignari acquirenti l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle citate autovetture per un importo complessivo pari a 551.000 euro circa, senza però versarla nelle casse dell'erario. La Guardia di Finanza ogni giorno opera in questo modo per contrastare le frodi fiscali che, come è noto, alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini ma anche gli imprenditori onesti.